Come far capire ad una ragazza che ti interessa il contenuto e non il contenitore? Come sempre, vi ricordo che sono disponibile per consulenze private a pagamento per tutti coloro che volessero imparare a saperci fare meglio con le ragazze o perché avesse situazioni complicate da scomplicare. Qua sotto in descrizione trovate il link al mio sito internet rinascere.net dove potete prenotare la vostra consulenza personalizzata con me nell'ora e nel giorno che preferite. Molto banalmente, questa cosa la potete fare in due modi. Il primo, non reagendo o attaccandovi a nulla che abbia a che fare col suo contenitore, ovvero il suo corpo. Cioè niente complimenti banali scontati che già tutti i maschi le hanno fatto, ovvero relativi all'aspetto fisico, alla sua potenza magari sessuale che può avere appunto dalle sue forme o comunque dal fatto che visivamente ti attrae. Ecco, niente di tutto ciò, niente complimenti legati all'aspetto e soprattutto non reagire a quando lei magari per difesa cerca di buttarti in faccia questa sua potenza fisica, questa sua bellezza e cerca di usarla contro di te, quindi sviare il discorso, concentrandoti su altro, facendo come passare il fatto che per te questa cosa è ininfluente. Poi ovvio che ti interessi il fatto che lei sia bellissima, sia un sogno per gli occhi, ma lei non deve percepire questa cosa, devi come far finta che lei sia una ragazza normalissima. Anche se lei è abituata al fatto che tutti la osannino appunto perché è stupenda. Questa cosa la manderà in tilt e le farà un sacco piacere. La seconda cosa che puoi fare è palesarlo, è dirlo. Spesso nei discorsi ci sta ogni tanto quando si parla magari di cose più profonde, il dire, l'introdurre in tutti i modi che puoi, magari sai se è più poetico e non proprio diretto, meglio ancora, ti fa passare come quello top. Che io non sono interessato all'aspetto fisico, io guardo oltre, guardo quello che c'è dentro una persona, mi interessa il contenuto, una ragazza può essere fantastica, bellissima, fantastica nel senso di bellissima, come dicono tutti gli uomini, no? Nei commenti sotto Instagram, ah, fantastica, bellissima, stratosferica, può essere bellissima, ma se dentro non c'è la sostanza, non c'è la ciccia, nel senso non c'è il contenuto, non mi attira. Questo potresti farlo anche tramite dei paragoni, per esempio. Ho avuto ragazze anche molto belle che poi si sono rivelate vuote, prive di contenuti e mi hanno stufato. Questo gli dà valore ai suoi occhi, perché ovviamente fai presente che sei stato con ragazze molto molto belle e va a giustificare il fatto che ti è ininfluente la sua parte estetica, almeno a lei sembra che a te sia influente, ma dentro comunque, va, dai, lo sappiamo che ti piace, e ti dai valore in un secondo modo dicendole che tu guardi oltre, guardi anche la parte interna e fai sì che lei si esponga in un certo senso, perché se tu ignori la sua parte estetica che lei ti ha buttato in faccia, lei sarà contenta di questo e vorrà giustificare il fatto che tu stai lì con lei e darti un motivo in più per stare lì con lei, appunto, e si qualificherà ai tuoi occhi, cercherà di farti vedere quanto di bello c'è dentro di lei, non solo nell'emotività, nei modi di fare, eccetera, ma anche nella cultura, in altre cose, a livello intellettivo, insomma, ti farà vedere che lei è una ragazza che è oltre la sua bellezza. Questo anche in relazione a una cosa che molti ignorano, ovvero che le ragazze molto, 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 molto belle non sono stupide. C'è questo stereotipo che le ragazze bellissime siano stupide, per carità, ci sarà quella che è tonta, che non ne capisce niente, però, come in qualsiasi altro essere umano, c'è quello magari molto brutto che è anche molto stupido e quello molto bello che è anche molto intelligente. Perciò il fatto che tutti in passato l'abbiano vista e usata solo per il suo aspetto, mai soffermandosi sulla parte interna di sé, le farà spalancare gli occhi quando trova una persona che non è interessata a quello per il quale erano tutti interessati, ma va oltre, si sentirà veramente apprezzata e questa cosa la legherà in maniera indissolubile a voi, se sapete ovviamente usare queste cose e crederci sul serio, non potete fingere di essere disinteressati all'aspetto perché se ne accorge, non riuscirete a mantenere la recita a lungo se non ci credete veramente. Poi è chiaro che potrà in secondo piano andare il fatto che non vi interessa la sua parte estetica una volta che magari la sua ragazza, perché qualche complimento o qualche modo di fare vi scapperà sul fatto che siete morbosamente attratti dal suo corpo, però prima avete messo l'accento sul fatto che siete interessati anche alla sua mente, anche a quello che è lei oltre il corpo. E questo l'avrà fatta legare. Questo è quanto. Vi ricordo come sempre che sono disponibili per consulenze private, ovviamente a pagamento, per tutti coloro che volessero imparare a saperci fare meglio con le ragazze o perché avesse situazioni complicate da scomplicare. Qua sotto in descrizione trovate il link al mio sito internet rinascere.net dove potete prenotare la vostra consulenza personalizzata con me nel giorno e nell'ora che preferite. Ci vediamo in un prossimo video.